Buongiorno cucciolini, come state? Oggi è venerdì e il venerdì per me è il giorno più bello. E sapete perché? Perché domani e dopodomani possiamo dormire un pochino di più e quindi ci possiamo riposare un pochino di più. Però il venerdì è anche uno dei giorni più impegnativi per noi della settimana. Quindi adesso mettetevi comodi e scopriamo il perché. Vi faremo vedere quello che facciamo tutti i venerdì, io, Vanessa e Anastasia. Lotte, hello! Dai che è venerdì, che oggi è l'ultimo giorno di scuola! Ultimo giorno di scuola? E cosa facciamo stasera, amore? Dove andiamo? In botta? Facciamo i pop finalmente, che abbiamo saltato due lezioni per andare in Inghilterra. Ciao, amore! Buongiorno! Ciao! Oh, dai, su! Buongiorno, amore! Tu mi fai sempre un gran bel sorriso. Però hai una brutta tosse, vero? Hai la tosse come le foche o come i cagnolini che abbaiano. Eh? Siamo già un po' influenzati. Ma oggi dobbiamo. Hai ginnastica a scuola e dobbiamo andare anche a fare i pop. Devi essere in forma. Va bene, eh? Amore mio, lei, la mia cucciolina. Senti, amore, adesso tu sei pronta, andiamo giù, mettiamo la merenda nello zaino. Hai voglia di mangiare qualcosina con questa bella gola? Vuoi bere un Actimel? Che bello fresco, ma è fresco, ti fa bene. Va bene, andiamo giù e decidiamo cosa fare. Intanto aspettiamo che anche Vanessa sia pronta, ok? Amore, allora abbiamo preparato lo zaino per la merenda. Cosa abbiamo messo nello zaino? Ecco, questa è la tua bella tossina. La crostatina. La crostatina E e basta, e il latte al cioccolato che fa parte della crostatina. Ecco che arriva Vanessina. Ciao, amore! Ciao amore, buongiorno! Adesso ti preparo la merenda che non ho ancora preparata. Allora, cosa abbiamo detto? Scusami. Fancy. Fonsi, la barretta della Kinder Cereali. E E Lactimel. E poi tu hai già anche un plum cake da mangiare eventualmente se hai fame nella merenda lunga. Ok, amore? Allora, quindi adesso andiamo a scuola. Tu oggi hai una mattinata molto impegnativa perché hai due verifiche, una di geografia e una di grammatica. Quindi in bocca al lupo per le verifiche, d'accordo? Sto girando la nostra daily routine del venerdì, perché noi il venerdì abbiamo tanti impegni, abbastanza impegni, insomma, siamo un po' sempre di corsa. Facciamo vedere che cosa succederà quindi dopo la scuola e basta. E magari ci sarà una sorpresa per te stasera ancora per il tuo compleanno, l'ultima, eh? Ok, amore? Buona scuola, amore mio. Ragazzi, amore, ma tu come stai? Molto malata, un po' malata. Guardate che tempo. Cosa? Cosa hai fatto? No, ma guardate che brutto tempo che c'è fuori oggi. Una giornata bruttissima, ancora buio. Mi piace, ti devo dire la verità, preferisco questo tempo che il sole 50 gradi. Però mette un pochino di tristezza. Andiamo a scuola. Ciao, buona giornata! Ci vediamo dopo! Ciao, ciao! Ok, cuccioline bimbe a scuola, qui continua a piovigginare, proprio un tempo uggiosissimo. E scrivetemi nei commenti se da voi piove oppure c'è il sole, perché potrebbe anche essere che da qualche parte in Italia ci sia il sole. Adesso vado a cercare dei sacchettini per poter confezionare delle caramelle che Vanessa oggi vuole portare al suo gruppo di pop perché essendo andati in Inghilterra non abbiamo potuto portarli prima per il suo compleanno e quindi vorrà portarli questa sera. Vediamo se li trovo. Cucciolini, mattinata molto impegnativa. Vi spiego perché. Perché stamattina in alcuni negozi io suono, sono già in festa, il Natale lo sento, è alle porte e io continuo a suonare. No, guardate, è una cosa stranissima. Oltretutto suono in alcuni negozi e non suono in altri. Quindi ho già fatto la prova di tutto, non potevo restare in mutande, ma è veramente imbarazzante. Quindi a questo punto penso siano le scarpe che proverò a cambiare oggi pomeriggio e ritornerò negli stessi negozi in cui sono suonata. Allora, non ho trovato i sacchettini per Vanessa e questa cosa un po' mi spaventa perché conoscendola sicuramente si arrabbierà. Ho trovato i pacchettini delle caramelle già confezionati della Haribo. Però, visto che ho un po' di tempo, vorrei andare a cercare questi benedetti sacchettini, così che la rendo felice. Allora, provo ad andare a vedere in un altro negozio e poi basta.
anche perché qui piove e non ho più voglia di stare in giro. Vi farò sapere a breve se li ho trovati. Cuccioline e cucciolini, sono tornata a casa, ho girato mezza Novara per trovare, ta-dan, queste bustine colorate molto carine nelle quali Vanessa potrà mettere le caramelle. Mi è venuto pure caldo dalla mattinata movimentata. Comunque adesso non vi disturbo più, io faccio le mie cose e ci vediamo dopo con Vanessa e Anastasia. Bentornata. Qual è il tuo unico pensiero da quando sei uscita da scuola? Vedere i sacchettini. Ok, i tuoi sacchettini mi hanno fatto perdere tutta la mattinata, lo sai? Ho girato tutto il centro commerciale qua e non ho trovato niente, soprattutto all'Audi Store ci sono rimasta malissimo. Poi ti devo raccontare un'altra cosa. Stamattina suonavo nei supermercati, all'U2 praticamente mi sono quasi spogliata nuda, ho fatto uno spogliarello alle 9 del mattino. Suonavo, poi ho capito che cos'era. Praticamente questa canottiera, stamattina non l'avevo capito, questa canottiera aveva un antitaccheggio all'interno dell'etichetta, devo anche andarglielo a dire dove l'ho comprata. Comunque, alla fine li ho trovati e quello che ho trovato ti prendi, eh? Okay? Ok? Senza dirmi no, non mi piacciono perché okay. Ah, ma sai cosa ho trovato anche? Le bustine delle caramelle. Le caramelle in bustina dell'Haribo. Se tu usi i sacchetti, quelle le do ad Anastasia per da portare a scuola per il suo compleanno. Ma ciao, Mimì e Cocò! Oggi è venerdì e come tutti i venerdì Giadina viene con noi ai pop, quindi facciamo merendina subito. Ti sei già cambiata te? Sì. Fammi vedere perché cosa ti ho... allora, visto che adesso siamo quasi a novembre... Sì, ho capito. Questa la devi togliere. Lo so che ti volevi far vedere, però dopo quella la togli. Adesso tienila, prima di uscire la togli e mettiamo la felpa. Ho detto adesso tienila, fa freddo. Anastasia, ti prego che ti ammali, già non sei in forma che sei raffreddata. Voglio vedere i sacchettini. Via. Yeah. Venite, venite. E apri tu, che sono qua davanti che ti mangiano. Olè! Sono questi. Prendili, aprili con cautela, perché potrebbero rompersi. Cautela è una signora che ogni tanto si fa vedere. No, no, sono 6 per ogni pacchetto, quindi sono 30. Che belli, Amio. Hai visto, Amio? Piano piano, amore, che si rompono. Ne ho comprato un pacchetto in più proprio perché se si dovessero rompere. Adesso prendi le caramelle. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo merenda prima. Sì. Cosa volete? Pane Nutella? Ho comprato le brioche del pan di stelle. Le Haribo sono sopra, mi sembra. Sì. Ci sono anche queste. Però io, visto che mi sono sbattuta tutta la mattina, direi di fare i sacchettini. Esatto. Queste le tengo. Le avevo prese prima di trovare i sacchetti. Okay. Poi tenersi, allora... Sono una mamma super eroe. Gasper, è nuovo quel tappetino. Puoi anche andare, sai? Te ne frega niente? Gasper, cosa ho detto? Ma come fate a chiuderli? Allora, per chiuderli usiamo un pezzettino di scotch. E queste per chi sono? Questo amore le puoi portare tu al tuo compleanno a scuola. Io mangio. Okay. Sei d'accordo? Perché il tuo compleanno cade di domenica, amore. Infatti dico i miei compagni. E quindi lunedì e poi porti do questo. Io e poi altri giorni la maestra da Arrivo. Ascolta, ma se vuoi, Ani, io ti faccio portare anche una tortina con la candelina, Così soffi la candelina anche a scuola. E questi li dai ai tuoi compagni da portare a casa. Ok? Buona merendina, amore. Allora, mi prometti che se ti dico una cosa non scappi e rimani qua e andiamo dopo insieme? Me lo prometti? C'è una sorpresa per te in camera da letto. Vado a vedere. No, stai qua. Dopo andiamo insieme. Non ti devi ingozzare, Dopo andiamo insieme. È andata su e si è cambiata subito appena siamo entrati in casa. Ma ha la sorpresa. Eh no, perché i suoi vestiti sono nell'altra camera. La merenda finita, vedo che hai tirato fuori le caramelle. Iniziamo a fare i sacchetti? Ce ne sono visto qualcuna, di caramella. Allora, io direi di andare a casa senza pensarci troppo. Queste sono buonissime. Sono le rossane. Hanno dentro... Una. Sì, ciò vuol dire che me le volevo tenere. Scherzo, dai. Una, due, gusto latte, tre... Gusto fragola 3, 4 e 5. Quanti pacchettini hai fatto? 1, 2, 3, 4, 5. Dai, su, dobbiamo essere un pochino più veloci perché dobbiamo andare ai pop, Tu hai già l'abbigliamento, no? No, dammi scotch. Scotch. E voilà.
Comunque belli, questi sacchetti, sì. Tutti colorati. Guardate che belli, ragazzi. Alla fine ce l'ho fatto, ho trovato anche dei bellissimi sacchettini. Allora. Ne mancano tre, amore. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Poi ti vai a prendere i vestiti, eh? Ok? Sì, senti che raffreddore che ho. Anche tu? Sì. Hai ancora il naso tappato? No, però... Guarda che domani andiamo a vedere il gattino di Roberta. Sei contenta? Primo sacchettino pronto, adesso ritiriamo queste caramelle e prepariamoci per adorare. Oh, Hip Hop finalmente, che era da due lezioni che non andavamo. Li avete fatti tutti? Sì. Sì, guarda che belli, tutti colorati. Bellissimi, questi sacchettini, vero Giada? Sì, sì. Ah? E queste? Queste sono avanzate. Hai mangiato le caramelle? L'unica che non le mangio, Giada, come mai non sei attratta? Io l'ho mangiata all'anice. Tu la stai mangiando? Questa è Anica. Guarda che non ti piace quella, Anastasia. Questa? Sì. Mangia quella che è morbida. Che gusto ha? Sì, gli avete dato le caramelle senza il sacchetto. Ah, Ma questa sorpresa la vogliamo vedere o no? Sei sicura? Hai dei problemi con quella caramella in bocca? Sei pronta? Non ti ricordi niente? Non ti aspetti nulla? Non ti aspetti niente? No? No. Metto io, vai. Wow. Vai. Te lo ricordi? Adesso? È arrivato, amore. Tuo pigiamino. Io questo. Esatto. Va bene, dai Vanessa, preparati la borsa che si va. Ok. Ma hai fatto vedere i tuoi... No. Oh. Queste di Anastasia non c'entrano, no. Allora, per ora abbiamo realizzato questo angolino make up di Vanessa. Sono i regali del compleanno. Abbiamo lo struccante. Sì. Poi questo qua tipo contouring marrone e di contouring qua, colore carne, si fa qua. Allora vedi che le parole in inglese le sai, quelle che vuoi. Poi questi. Questi. A me piacciono molto i colori così normali. Va bene. Senti, ascolta, lo facciamo vedere in un altro momento. Devi mandare Pop! Me li ha regalati la zia Samara. Belli, Sai che tu ti volevi portare i trucchi a Londra? Sapete? E io ti ho detto di no, di non portarli. Io sapevo che la zia Samantha te li regalava. E guarda questi anche qua, sono quasi finiti, le ho già finite io. Fa niente. Guarda che belli, questi sono userai quelli più che normali. Non sono finiti. Questi sono quelli un po' più così. Ok, un allora. Un po' più così, di seconda mano. E questi invece sono più colorati, guarda. Ah, vedi che questi li hai. Colori caldi e colori freddi. Sapete che una volta il mio compagno aveva la maglietta di Hip Hop. Ok, la lezione di Hip Hop è terminata. Vi ringrazio. Guarda che figo. Stare... Oh mio Dio, che figo. Questo è figo. Senti, ma... E poi li presti, perché tu hai tutti i miei. E poi, guarda, guarda. Tutti i lipsticks. Tutti i colori diversi, quindi bianco, tu. Tanto non lo metto. E poi qua dentro, alla fine non sapevo dove mettere. Servono a niente, però vabbè, e c'è li la abbiamo, cipria. Li abbiamo. Venite qua a vedere. Venite, cosa vediamo? Qua non sapevo dove mettere, quindi ho messo una cipria, le ciprie. E questo qua... Il fondotinta. No. E questo qua è l'unico blush. Che bello. Così, a polvere. È l'unico. No, non è vero. Mi si spezza il cuore. Non ne vorrai mica altri 15. No, sto scherzando. Guarda, anche qua ce ne sono, vedi? Ok, perfetto. E perché questo qua è l'unico che... Cosa mi è venuto in mente a me di dire di guardare questa cosa? L'hai già fatto vedere? È l'unico liquido. E vabbè, ma fa niente, l'abbiamo già visto. Non è che perdiamo la memoria a breve termine. Questo è il fondotinta. Poi qua cosa abbiamo altro? Guarda, no, questo mascara, mamma. Scusa, stavo dormendo. Guarda, un mascara. No, ma veramente? No. Via, guardate, proviamo su Giada. No, che deve andare ai Pop e poi le cola tutto. No. Lascia stare. Più tardi magari, allora, dai. Dai, andiamo, dai Vanessa, adesso basta. Andiamo, preparati lo zaino. Allora, bambine, siamo arrivate e sono le 6 e sta iniziando la lezione. Tu sei ancora lì che mi stai dicendo quali nomi vorresti dare ai tuoi figli. Quali sono? Dillo tu. Samuel e Leonardo, femmina Giorgia e Anna. Ok, va bene. Adesso però andiamo, prendi le caramelle, non ti dimenticare. È vero. Giada, le caramelle. È vero. Oddio. Ci ha pensato solo tutta la giornata. Esatto. La prima cosa che abbiamo chiesto appena uscita, se avevo trovato i sacchettini. Dai, andiamo. Allora, ragazze, buona lezione. Fate le brave. Oddio, no, cosa è successo? Okay. Dai, fate le brave, ci vediamo tra un'ora, ok? Sì. Non ci arrivi? Faccio io. Tornate a casa, lezione finita di Pop. Com'è andata? Bene. E tu sei tornata con un sacchetto dai Pop? O sei andata alla Zara? Ah,
io ti ho lasciato i pop e tu sei andata a farci un giro. Una sorpresa per Vanessa, l'ennesima sorpresa per il suo compleanno, che non finisce mai questo compleanno quest'anno. Un regalino da parte di anche di Giada. Vai! BFF, tanti auguri Vane, ti voglio tanto bene, la tua BFF. Ah, grazie. Diciamo grazie! Grazie! Abbiamo detto grazie. Wow, che bella! Questa mio... è la felpa completa dei pantaloni che hai. Bellissima! È bellissima! Bella! Ti piace, amore? Prego. Ma dove c'è la Giadina? Che bello, che carino! Dai, dai, su, si può dare, Tra BFFF. Poi ve la prendete. Che carina! Grazie, Giada! Grazie. Allora, adesso andiamo giù a fare un aperitivo? Sì. Come tutti i venerdì? Vabbè, sei uscita con la felpa di Giada, bravissima amore. Non vai a giocare stasera? C'è troppa gente? Troppi profumini indesiderati. Ok, adesso arriva da mangiare. E buon appetito. Ciao Giadina. Amore, tanta fame? Dai, è finito. Bravissima. E dopo voglio il dolce. Che cosa? La crepe? Stasera la vuoi? Ok. Terminiamo la nostra routine del venerdì con un dolce. Prima non volevo nulla, non avevo neanche fame, non volevo neanche andare a giocare. Adesso ho mangiato le energie, vado a giocare e mangio. Ti mancavano quindi le energie? Ok. Allora bimbe, routine del venerdì finita. Anastasia, ma sei bellissima col tuo pigiamino nuovo, ma ti piace? Sì. Ma quanto è bello, amore. E poi la taglia è giusta, vero? Sì, poi mi riscalda anche. Ti riscalda, ma sai che sono proprio tanto contenta? Sì. Allora, la nostra routine del venerdì è finita, quindi noi tutti i venerdì facciamo queste cose. Quindi. Allora, cuccioline e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!